apre i Battenti Quattro Zampe Expo, la prima fiera professionale interamente dedicata al mondo del pet. I nostri amici animali sono i protagonisti di due giornate, il 3 e 4 novembre, all'interno del polo espositivo del porto turistico Marina di Pescara. Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione è molto più ampia, oltre 70 sono gli espositori, c'è formazione, ci sono workshop, concorsi, intrattenimento, organizzata dalla Video e Dintorni con il sostegno e contributo della CNA di Chieti e Pescara, Quattro Zampe Expo inizia solo per voi a girare. La sua prima partecipazione al Quattro Zampe Expo, quali sono le sue prime impressioni? La mia prima impressione è che è una manifestazione molto interessante, soprattutto perché parliamo di animali molto intelligenti, perché parliamo di animali che riescono a salvaguardare la vita umana. Il mio augurio per questa manifestazione è che vada sempre avanti, soprattutto perché vedo con questa molta affluenza di gente si può fare ancora di meglio. E come apporto nostro cercheremo di dare contributi più possibile, immaginavano, alla nostra organizzazione, associazione di tutta la sia di Chieti che di Pescara. La città di Pescara negli anni come si sta aprendo verso il mondo animale? Pescara è una città accogliente per tutti, è una città accogliente anche per gli animali. Noi come amministrazione comunale abbiamo fatto tutto quello che era possibile per cercare di fare in modo di creare sinergia tra l'uomo e l'animale. Abbiamo le nostre criticità e per cui anche i padroni degli animali devono essere attenti a rispettare le regole, però mi pare di vedere che in questi ultimi anni la situazione è sicuramente migliorata. Da parte dei cittadini e da parte dei possessori degli animali c'è molta più coscienza del fatto che l'animale va tenuto bene, va tenuto rispettando l'animale e rispettando gli altri. L'olfatto del cane è qualcosa di strepitoso, giusto? Sì, noi siamo dei neurofisiologi e ci occupiamo di studiare l'olfatto del cane sotto più aspetti, perché il cane in realtà è un modello anche per l'olfatto umano, nonostante sia più raffinato, ma ci insegna tante cose. I cani sotto molti aspetti della clinica medica sono dei modelli e anche per quanto riguarda l'olfatto. Poi ovviamente ci dedichiamo anche a delle prove pratiche e quindi trasferire le nostre conoscenze neuroscientifiche anche in ambiente pratico, e questo è l'occasione del convegno, cioè spiegare come il naso del cane può andare ad aiutare la ricerca dei dispersi e introdurre anche in questo settore un approccio un po' scientifico che manca, quindi dare delle regole, spiegare come funziona il naso del cane, perché non tutti possono farlo, ma tutti i cani sì, basta solo trovare la via giusta per insegnargli come fare. Rispetto a un olfatto di tipo umano, il nostro amico a quattro zampe cosa ha in più? Le capacità olfattive del cane sono più ampie delle nostre, semplicemente perché da un punto di vista neuroanatomico posseggono più ciglia sui neuroni olfattivi. Pensiamo, il rapporto, noi ne abbiamo 10, i cani 100, quindi di 1 a 10 è importante questa differenza. Poi perché hanno più recettori olfattivi, cioè quelle proteine particolari che legano i segnali odorosi liberi nell'ambiente e permettono al cane, a noi, di capire cos'è, quindi hanno una maggiore capacità di discriminazione degli odoranti dispersi in ambiente e quindi di conseguenza di trovare una traccia specifica anche mescolata in una marea di odori, come può essere una fiera come questa, un supermercato, un grande centro commerciale, un centro città. Cosa fa l'ENCI? L'ENCI seleziona le razze, una selezione zootecnica di tutte le razze canine, quindi promuove l'allevamento del cane di razza, controlla e verifica che questa selezione venga fatta secondo dei criteri ben precisi, promuove esposizioni canine nazionali, internazionali, nazionali, regionali, raduni e speciali, e quindi tutto ciò che ruota attorno all'allevamento del cane di razza è presieduto unicamente ed esclusivamente dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.
è diviso in tutta Italia da delegazioni provinciali e da consigli regionali, e quindi in tutta Italia, in ogni capoluogo di provincia, è presente una delegazione dell'ENCI. Circa il ritrovamento delle persone scomparse, quali sono le razze che sono più idonee ad essere ammaestrate? Diciamo che il cane, come sentivamo in questa tavola rotonda, ha una potenzialità di olfatto molto forte, quindi qualunque cane potrebbe essere ovviamente predisposto a questo. Per il ritrovamento di persone esistono dei cani come il Jack Russell, che è un cane molto molto, diciamo, adeguato e con un'indole ben precisa per questo tipo di attività. Gli stessi cani, tutti i cani da seguita, sono ovviamente adatti per questo tipo di funzione. Giudice, come vede i risvolti giuridici di una importanza, di un'utilità dal punto di vista sociale che è quella del naso del cane? Il cane è fondamentale nell'attività di ricerca, deve essere innanzitutto preparato al meglio dalle autorità competenti e coinvolte nell'attività di ricerca, che presuppone il massimo e miglior coordinamento tra tutte quante le istituzioni, che abbiamo visto durante l'intervento sono veramente numerosissime, hanno competenze diverse e quindi devono coordinarsi al meglio per quello che è l'obiettivo finale: ritrovare la persona scomparsa, possibilmente in vita. Il cane non è soltanto una mascotte, non è soltanto un animale da compagnia, ma è un preziosissimo e imprescindibile collaboratore delle forze di polizia, delle forze dell'ordine e anche della magistratura. Da dove partiamo affinché il nostro cane e gatto sia felice e in buonissima salute? Da una corretta alimentazione, non solo dal punto di vista del mangime, ma anche del supporto a quello che diamo ai nostri animali. Per questo Eniton. Eniton, che è il nostro integratore completamente naturale a base di vitamine e malto d'orzo. Noi ci occupiamo del benessere animale, per questo un prodotto liquido 100% al naturale e assimilabile al 100%. Produciamo un prodotto completamente australiano, l'alga è un'alga proveniente dall'Oceano Pacifico che facciamo fermentare in malto d'orzo, che questo fa sì che l'animale possa essere in una condizione di serenità, ma serenità proprio nell'apprezzare il nostro prodotto. Come la canapa può aiutare la salute dei nostri amici a quattro zampe? Noi importiamo questa genetica Charlotte Webb dal Colorado, 7 fratelli fanno questa genetica nel 2013 e curano una bambina con un protocollo medico per epilessia. Poi ovviamente la testano anche sui loro animali e funziona. Funziona con tutti i soggetti che hanno un cervello e una spina dorsale. Hanno l'impianto o il sistema degli endocannabinoidi, i ricettori. Questi ricettori sono delle serrature sui quali agiscono i cannabinoidi. Li produciamo anche noi, si chiamano endocannabinoidi come la landamina RC2, ma agiscono nello stesso modo. Questo genere di canapa col THC molto basso e il CBD molto molto alto è un forte neuroprotettore, viene usato appunto per l'epilessia, per le malattie neurodegenerative, abbassa gli zuccheri nel sangue, quindi anche per diabetici, cani diabetici, soggetti di questo tipo. Possono essere trattati tranquillamente con questo farmaco botanico che abbiamo riscontrato in diversi anni, non ha nessuna controindicazione, può essere assunto anche mentre si sta assumendo altre medicine, non va in contrasto con i farmaci, soprattutto è efficace e gli effetti sono evidenti. Da
nasce l'esigenza di un toilettatore professionista quello di produrre una linea di prodotti d'eccellenza, dei prodotti che sono altamente naturali. Sono altamente naturali, dei prodotti ad uso professionale, cercando anche di sensibilizzare il proprietario del cane a un rispetto dell'ambiente e della natura. La medicina al servizio della salute dei nostri animali con un servizio veterinario di tipo itinerante. Sì, mi occupo di ecografia e cardiologia e lavoro in Abruzzo, quindi è un servizio itinerante presso varie strutture veterinarie. Semplice esame diagnostico come l'ecografia a salvare la vita ai nostri animali a quattro zampe? Sì, certo, è un validissimo supporto diagnostico che può aiutare anche nella scelta della terapia e quindi è molto utile per le diverse patologie dei nostri animali da compagnia. La nutrizione come elemento base per il benessere dei nostri amici. Noi produciamo prodotti di alta qualità per cani e gatti. La nostra caratteristica è che includiamo vera carne fresca nei nostri prodotti. È un prodotto di qualità, è un prodotto italiano, è un prodotto che non usa assolutamente né coloranti né conservanti, è un prodotto che include nell'ingredientistica vera carne fresca, è un prodotto cruelty free, non facciamo nessun tipo di sperimentazione, è un prodotto no OGM, è un prodotto gluten free, è un prodotto veramente eccezionale. Expo Security, la fiera adriatica della sicurezza, il 16 e 17 maggio 2019, nel polo espositivo del Marina di Pescara. I migliori brand di allarmi, antincendio, videosorveglianza, antifurto, automazione, domotica, novità 2019 Cyber Security Forum, speech e contact point per formarsi ed informarsi sulle principali tematiche dell'information security, business, incontri, formazione per la sicurezza fisica e logica. Il 16 e 17 maggio Expo Security 2019. La fiera della sicurezza del Centro Sud Italia ti aspetta. Trovaci e registrati su exposecurity.it. Seguici sui nostri canali social. CNA Pescara presenta Bio Benessere il 25 e il 26 maggio 2019 al Polo Espositivo Marina di Pescara. La prima fiera del sano vivere. Tutti i suggerimenti su prodotti e servizi naturali, biologici e rivolti al green lifestyle. Novità per l'alimentazione con prodotti sani e salutari, cosmesi e benessere e discipline natural e green. Mobilità sostenibile e green lifestyle per la cura di chi ami. A Pescara, Bio Benessere, il 25 e 26 maggio 2019, Polo Espositivo Marina di Pescara. La Fiera del Sano Vivere ti aspetta. Fiera biobenessere.it. Segui, condividi e registrati per l'ingresso. La CNA presenta la decima edizione della fiera nazionale più esclusiva sul wedding, Pescara Sposi 2019. Il 12 e 13 ottobre 2019, al Polo Espositivo Marina di Pescara, un sabato e una domenica dedicate al wedding planning. Le migliori aziende del settore wedding, show e music performance, total look e momenti glamour. Fiera nazionale Pescara Sposi 12 e 13 ottobre 2019, Polo Espositivo Marina di Pescara, dalle 9 alle 21. Seguici e registrati, fierapescarasposi.it. Siamo tornati il 26 e 27 ottobre 2019, dalle 9 alle 21 al Polo Espositivo Marina di Pescara. Il mondo degli animali domestici scende in campo. Torna a Quattro Zampe Expo 2019, la fiera professionale sul mondo del pet. Un percorso allestito per scoprire tutto sul pet world. Pet care, pet food, pet therapy. Gli animali domestici sono i migliori compagni di una vita. Quattro Zampe Expo, il 26 e il 27 ottobre 2019, Polo Espositivo Marina di Pescara, dalle 9 alle 21. L'evento ha ingresso gratuito ed è pet friendly. Trovaci e registrati su quattrozampeexpo.it e seguici sui canali social.
nuovo animale, un nuovo pet all'interno delle nostre famiglie, il cincillà. Conosciamolo un po'. Bene, allora, il cincillà è un animaletto che proviene dalle Ande, quindi è originario del Sud America, dall'Argentina, Cile e Bolivia. Noi lo alleviamo ormai da tantissimi anni, più di 20 anni ormai che lo alleviamo. Abbiamo selezionato la razza La Plata, che è un tipo di cincillà molto più domestico, molto più portato proprio ad essere un animale domestico, e l'abbiamo selezionato sia in carattere, in mutazioni di colore, perché può avere tante colorazioni diverse. Da parecchi anni è uno degli animaletti preferiti da tenere in casa. Un carattere molto particolare, si affezionano, si legano, sono molto vispi, gli piace saltare, gli piace correre, hanno delle esigenze però particolari. Il cincillà ad esempio ha bisogno di una gabbia molto grande, perché diventa anche di una bella stazza, insomma, da adulto siamo circa sui 600-700 grammi da adulto. Molto agile, gli piace quindi avere queste gabbie che si sviluppano in altezza, dove lui può saltare da un piano all'altro. L'alimentazione deve essere curata e mirata, non bisogna fare errori nei tipi di mangimi da somministrare, altrimenti avendo un intestino molto lungo può avere delle problematiche, insomma, quindi il mangime è una delle cose fondamentali da non sbagliare per il suo benessere. Poter regalare in occasione per esempio di un Natale, di un compleanno, di una festa, cosa poter proporre ai nostri amici a quattro zampe? Ai nostri amici a quattro zampe si potrebbe proporre un bel capozzino, un bel cappellino fatto a mano, creato da me, e un bel stivale, così i nostri amici quando escono fuori non si bagnano le zampette. Quanto è rilevante, quanto è importante per salvare la vita ai nostri animali un intervento repentino? Noi stiamo cercando di inculcare ai proprietari dei cani, dei gatti, degli animali non convenzionali un nuovo concetto, ovvero la prevenzione. Al di là dell'intervento repentino che riusciamo a garantire sul territorio abruzzese in pochissimi minuti, perché siamo sempre aperti H24 e riusciamo ad avere un'equipe chirurgica di anestesisti sempre disponibile. E il lavoro più grande che facciamo sul territorio è quello di educare i proprietari degli animali a prevenire le malattie prima che queste poi non possano essere più curate. Quanto la selezione di una materia prima d'eccellenza autoctona di un territorio può essere influente sulla qualità del prodotto da dedicare ai nostri amici animali? È indispensabile la provenienza e la qualità delle materie prime. Noi per ogni prodotto della nostra linea Supremo abbiamo dedicato un nome specifico in base alla provenienza appunto della materia prima principale. Produciamo un alimento specifico, grain free, per ogni animale che ha delle problematiche e delle intolleranze. Pasquarelli Auto è sponsor della manifestazione Quattro Zampe Expo. Possiamo dire Quattro Zampe Expo, quattro ruote per quattro zampe, con delle novità. Sì, delle importanti novità, soprattutto per quanto riguarda Peugeot, perché abbiamo appena presentato il nuovo Rifter, che è uscito da meno di 3 mesi. È una macchina che ha fatto da subito un grande successo, soprattutto per il colore nuovo, il copper. Sta piacendo molto, perché il fatto che questa macchina possa avere sia 5 che 7 posti. È una macchina a 4,40 m di lunghezza, la potete avere anche più lunga di 35 cm. Qui con Casa Expo, soprattutto con cani molto grandi come stiamo vedendo questi due giorni, sta piacendo molto per poter caricare gli animali. Monge è un marchio leader in Italia per la vendita di pet food. Monge è un'azienda ormai conosciuta a livello italiano, tra le più importanti, diciamo. Vandiamo di esportare il nostro prodotto in oltre 70 paesi grazie alle ricette di altissima qualità e agli ingredienti di prima qualità
tra cui utilizziamo carne fresca e pochissimo cereale. Cani e gatti oramai sono membri della famiglia italiana? Certamente sì, perché ormai un animale in casa è un membro della famiglia a tutti gli effetti e praticamente rispecchia anche il concetto fondamentale dell'azienda Monge, la famiglia italiana del pet food. E lui Zeus, il vincitore di Best Cat nell'edizione del 4 Zampe Expo del 2018. Francesca, tu sei la proprietaria, quali sono le caratteristiche? Ci presenti un po' Zeus. Allora, Zeus è un Maine Coon del Nord America, dove ci sono tantissime leggende su questo gatto, dove narrano che alcuni vichinghi trasferiti in America con la regina Elisabetta fece incrociare con dei frocioni, però queste sono solo leggende, e lui da grandi dimensioni e fatto che la sua stazza molto imponente, col pelo molto folto perché lui è abituato al clima freddo. Lui è un gatto abbastanza tranquillo, si gestisce bene a casa, convive con un border collie abbastanza tranquillo. Noi abitiamo in una piazza dove ci sono anche grandi gatti, randaggi, dove lui si relaziona tranquillamente. The Best Dog, siamo arrivati alla premiazione. Loredana, tu sei la padrona, due dei vincitori. Pandora è la vincitrice del premio come outsider. Esattamente, Pandora è un dog argentino e si è aggiudicata questo premio in quanto ha una particolarità, è un dog argentino sordo, per cui ha catturato l'attenzione e la simpatia del pubblico facendo un po' di giochini, l'orsetto che poi vedrete, e quindi niente, siamo contenti, era la nostra prima edizione. E... simpatica, particolare? Assolutamente sì, il dog argentino, al contrario di ciò che si dice che è un cane pericoloso, in realtà se ben cresciuto e se ben educato e ben socializzato con i suoi simili e con gli esseri umani è un cane super affidabile. Quali sono le differenze tra quelli che sono gli amici a quattro zampe più diffusi all'interno delle famiglie italiane? Beh, diciamo che il gatto è tutta un'altra cosa del cane, un pochino l'opposto, anche se ci sono dei gatti che hanno degli atteggiamenti molto come cani, che si seguono e tutto quanto, però diciamo che il gatto, essendo un felino, ha questo atteggiamento comunque di dominante, quindi piace saltare sui mobili, è molto agile e insomma è abbastanza indipendente, a differenza del cane che diciamo piuttosto un padrone. Un'elegantissima passerella, quella del 4 Zampe Expo, questi esemplari di gatti molto eleganti ma molto differenti con varie provenienze. Sì, abbiamo avuto una bellissima selezione di gatti per questa gara, e abbiamo avuto dei siberiani, il Bengala, il Maine Coon, bellissimo, e lo Scottish, due esemplari di Scottish molto belli e anche un gatto europeo, che è quello che volevamo diciamo pubblicizzare di più, perché essendo una gara amatoriale e non competitiva, e quindi per noi ci ha fatto piacere avere anche l'europeo. Comunque sono stati splendidi esemplari veramente. Sono sempre tanti i momenti in cui i nostri amici a quattro zampe ci insegnano qualcosa. Abbiamo avuto il sabato una giornata, il sabato mattina, una tavola rotonda sull'olfatto del cane a cura del professor Mazzatenta e quindi tutta una serie di esibizioni dell'unità cinofile della polizia penitenziaria, dei carabinieri e della guardia di finanza, e nei giorni successivi abbiamo avuto dimostrazioni da parte dei centri cinofili, tra cui i centri cinofili abruzzesi sul palco, con delle esibizioni di game, di ricerca sportiva del tartufo sul ring e di rally obedience, e questa mattina delle dimostrazioni e una chiacchiera con il pubblico per la risposta alle domande più frequenti di educazione cinofila base ed avanzata. I centri cinofili abruzzesi nel 2018 hanno aperto 4 sedi, quindi adesso siamo a 5 sedi sul territorio, e con la presentazione di una metodica che prevede non metodi coercitivi, la consapevolezza, la conoscenza e una giusta comunicazione con l'animale, si mette nella condizione di voler
sul territorio cominciare a portare quella che è un po' di cultura cinofila per il rispetto dei nostri amici a quattro zampe ed evidentemente delle loro necessità. Di Silvio, titolare di Video Dintorni, organizzatrice e ideatrice di Quattro Zampe Expo. Dopo una prima edizione che è stato un esperimento vincente, una seconda edizione che è stata una crescita mirabolante, una crescita non prevista di una manifestazione di tipo professionale che non c'era assolutamente in Abruzzo, non solo in Abruzzo, in tutto il centro-sud Italia. Sì, allora Quattro Zampe Expo, la sua seconda edizione è stata una riprova e soprattutto una conferma del successo del mondo professionale del pet per il centro sud Italia. L'anno precedente, 2017, abbiamo sperimentato in una location come quella dell'Aurum un evento fieristico che ci ha portato al successo e che quest'anno nella location del porto turistico del polo espositivo con oltre 2200 metri quadrati, con aree ampie ed un percorso obbligato, ha testimoniato che il popolo del mondo del pet, il popolo degli animali, lo chiamiamo così, dei pet lovers, è davvero imponente, la popolazione cresce e si avvicina ad un'educazione civica che vuole sempre più proposte, promozioni e soprattutto avvicinarsi a tutte quelle che sono le novità che noi proponiamo all'interno di questo settore. I numeri sono certamente l'elemento base, l'elemento sorprendente di questa manifestazione, adatta ai bambini, agli adulti, adatta a tutti i tipi di animali, di tutte le dimensioni, razze e specie. Sì, assolutamente, la conferma è quella che oggi gli animali sono parte integrante della famiglia, il nostro target di riferimento sono un po' tutti, ma fondamentalmente è la famiglia che comanda e quindi arrivano flotte di persone composte da madre, padre, figli e anche più di un animale, cane, gatto, furetto, anche pappagallo a seguito, vogliosi e volenterosi di voler conoscere tutte quelle che sono le novità, allevamenti, cultura del mondo del pet, pet therapy, consulenze veterinarie, informazioni con utilizzo del naso del cane, ma anche spettacolo con momenti dedicati a mostre amatoriali, sono una conferma, una ratifica che questo settore sta crescendo a livello esponenziale e che la cultura e il senso civico partono da queste manifestazioni. Quattro Zampe Expo porterà sempre avanti la cultura animale, la cultura della popolazione che ama gli animali. Stiamo già lavorando all'edizione 2019. Il popolo dei pet lovers non si ferma, vogliamo implementare sempre di più quelle che sono le categorie presenti, non soltanto animali domestici ma anche magari rettili o animali esotici che sono una cosa molto importante da rappresentare, sono anche parte delle famiglie, vogliamo innovare ancora di più i servizi, anzi l'invito è a tutte le categorie di essere nostri sinergici partner all'interno dell'evento e di farsi avanti, di portare tutte le principali aziende del jet set europeo ad essere presenti, perché Pescara è la prima città del centro sud Italia a portare avanti la cultura animale e soprattutto l'avanzamento di questo settore sotto tutti i punti di vista. Un ringraziamento particolare va fatto a tutte le aziende che ci hanno affiancato, a tutti gli espositori e a tutti i partner come Monge, come ProLife, come Almonature, come Belcando, aziende leader per il pet food che sono sempre al nostro fianco per supportarci e anche direi sopportarci per queste manifestazioni che richiamano veramente migliaia e migliaia di persone. Siamo sommersi dalla gente e soprattutto degli animali. Noi siamo amici di tutti, quindi vi rimandiamo alla prossima edizione, quella di Quattro Zampe Expo 2019, perché il mondo dei pet lovers va avanti e continua a girare per voi.